Buongiorno popolo dei Goonies e gente Urbex, siete belli carichi? Allora tenetevi pronti perché oggi vi portiamo a fare un'altra delle nostre super mega esplorazioni, in particolare gli amanti dell'archeologia industriale. Vi spieghiamo tutto tra un attimo, ci vediamo presto. Ragazzi, ci siamo quasi. Siamo i tre dell'Ave Maria, Riccardo e Antonio. Non so se riusciremo ad arrivare con tutta la roba addosso all'edificio perché siamo in strade tipo Bronx, ma ci siamo quasi. Abbiate fiducia. Raga, siamo già dentro, l'ingresso facilissimo, ma dobbiamo toglierci dalla strada perché ovviamente c'erano i carabinieri che stavano pattugliando la zona. Giusto per farvi capire, questo è l'edificio che andremo ad esplorare. Dopo la facciamo alla fine, Anto. Tanta roba. Andiamo subito. Allora, l'edificio che ci si para innanzi. Sentite come parlo in modo forbito. È, come al solito, veramente notevole, completamente devastato e vandalizzato, pieno già di graffiti. Spero, come al solito, di non trovare all'interno nessuno. Appena siamo all'interno, che siamo un po' più tranquilli, vi faccio dare due notizie storiche dal buon Riccardo. Intanto godetevi un attimo lo spettacolo. Raga, come al solito, sarà un'esplorazione da cagarsi in mano, scusate la parola. I lavori di costruzione della centrale termoelettrica di Castellanza iniziarono nel 1900 e terminarono nel 1904. La centrale di Castellanza è stata costruita vicino al fiume Lona, dove veniva prelevata l'acqua inviata in enormi vasche. Queste vasche venivano riscaldate, il vapore ad alta pressione andava a convogliare nelle turbine, e questo processo serviva per la produzione di elettricità. La centrale rimase in attività fino al 1910, dove poi, in seguito, a causa di ampliamenti di altre centrali elettriche a monte del fiume Olona, l'acqua del fiume Olona non era più sufficiente per far funzionare la centrale. La centrale in seguito venne anche utilizzata come uffici amministrativi dell'ENI, che rimasero lì fino al 2004. Oggi la centrale è in stato di abbandono ed è piena di amianto e di liquami, in attesa di bonifica. Qua c'è qualche resto di macchinari, robe del genere. Proviamo prima a stare. Madonna, raga. Si prega di spegnere le luci, grazie. Mannaggia lui, guardate raga, guardate, là ci sono i sotterranei, mamma mia, sempre dimensioni bibliche hanno sti posti. Magari mi sentite un po' ovattato perché, essendo l'edificio molto datato, come vi ha detto il buon Riccardo,
è pieno di amianto e quindi abbiamo indosso le mascherine. Super super creepy come tutti questi ambienti. Qua probabilmente ci passava il fiume, forse. Qua c'è la strada per andare giù. Sì, è una termoelettrica. Perché il fiume Rona, cioè pensavano l'acqua del fiume Rona, poi finivano, l'acqua finiva nelle caldaie, venivano riscaldate, ovviamente dicevano vapore, vapore dava impressione e muoveva la turbina. Raga, posti da cardiopalma. E purtroppo. Immersi nel buio. Questa era una centrale di comando, ma credo che si raggiunga anche dall'altra parte. Quindi io direi di andare prima giù e poi tornare qua. Vedete, lì ci sono tutti i pannelli elettrici. E proviamo a tornare. Cominciamo dalla parte bassa, raga, e poi piano piano saliamo. Vi assicuro che il posto è da brivido. Siamo proprio nei meandri della centrale. Mamma mia, raga. Vedete? Rifugio. Raga, che spettacolo. Guarda là. Rifugio. Che storia. Cacchio che ci venivo da solo qua dentro. Qui è pieno di cunicoli, raga. La parte sotto si sviluppa veramente tanto. Guardate. Tubi, tubazioni. Andiamo là verso il rifugio. Capire, spegnete un attimo le luci. Spegni, confa. Spegni, spegni la luce. Vedete dove stiamo camminando? Ed è pieno di rumori, raga. Allora, andiamo avanti. Qua siamo proprio in una città sotterranea qua, raga. Guardate che roba, madonna. Sembra quasi di essere in un bunker. Compa, rimani vicino a noi che qua. Sembra quasi di essere in un bunker, raga. Ma secondo te, mai condensa questa? Non vorrei dire una cavolata. Ma potrebbe anche esserlo, eh. Comunque ci sono mille strade, qua ci perdiamo di sicuro. Ci sono frecce ovunque, ci sono, raga. Corridoi ovunque. Ragazzi, che roba. Questo è il rifugio. Guardate la porta. Cosa? Guardate sopra. Quelli cos'erano, alto? Roba elettrica? Sì, quelli sono di ceramica, sono dei isolatori. Vuol dire che qua passavano dei conduttori. Vedi che c'è il foro? Ma li passavano così, poi toccavano questi altri isolatori e lì c'è un passaggio. E probabilmente è proibito toccare. Poteva anche esserlo un bunker. No, non è un bunker.
Perché c'era scritto rifugio? Ma raga, qui comunque è iper mega spettra. Guardate questa scaletta. L'hai murato. Non so chi ha disegnato le frecce, un masochista. Qua è pieno di resti umani, diciamola così. Comunque sicuramente di tanto tempo fa. Come vi ha detto prima il buon Riccardo, per un po' di tempo è stata la casa di tanti senza fissa dimora. Non so veramente come facciano a dormire in questi posti, perché io morirei dopo 10 minuti. Sta con lì. Allora, dei cucciolini da forza in testa. Rifugio attivo. Ma raga, qua c'è proprio da perdersi. Guardate dove cacchio vi abbiamo portato. Sembra di essere in un altro mondo. Qua ci sono, c'erano tutte tubature. Ma ragazzi, qui sono chilometri di chilometri di cunicoli. Madonna, veramente inquietante. Senza contare tutta la roba che c'è per terra, perché ovviamente questa fabbrica è super inquinata, sia di amianto, uno dei motivi per cui ancora non è stata bonificata, un discorso economico, sia di altre schifezze. Ragazzi, quindi mascherina e venite sempre con i vestiti adatti. Raga, qui non ne veniamo più a capo, eh. Dobbiamo cercare di avere un senso logico. Il rischio di perdersi, raga, è veramente altissimo. Guardate che roba. Allora, abbiamo deciso di non seguire tutti i cunicoli delle condotte, perché alla fine sono solo appunto condotte, non credo che ci sia nulla di interessante. Adesso diamo un'ultima occhiata a questa stanzone, poi andiamo a vedere i piani di sopra. Questa è una stanza chiusa e c'è un armadietto con ancora dei... Guardate, qua c'erano tutte le chiavi, vedete? Sono ancora disegnate. Qua era probabilmente un'officina. Guardate l'altezza, raga. Qui parliamo ancora di 30-40 metri di edificio. Oh, siamo usciti dai sotterranei, siamo nella zona piano terreno. Qua c'erano i bagni. Dovrebbero esserci gli uffici da qualche parte. Tutto allagato. Vedete che c'è un bello strato d'acqua sotto. Ambientazione super creepy come al solito. Molto devastato l'ambiente. C'è a terra un po' da qualunque. Raga, sembra di essere uno scenario di guerra. Bici rubate. Il piano, diciamo, terra non ha nulla di interessante. Qua abbiamo le scale che vanno di sopra e l'ascensore. Qui siamo solo nel primo edificio, che è quello più grande,
Adesso stiamo andando ai piani superiori. Non mi aspetto granché perché... Mamma mia ragazzi. C'è un altro piano che fa... Mamma mia ragazzi. Scusate, vi faccio vedere velocemente. L'impatto visivo è tanta roba. Guardate che struttura. Giusto per farvi capire, quello Antonio, che è un omone grande e grosso, guardate com'è piccolino di fronte a tutta questa roba. Incredibile, veramente incredibile. Vedete che le stanze sono completamente vuote e devastate. Guardate ragazzi le dimensioni di questo posto. Soltanto delle... Mamma, lì c'è il gancio traino. Il ponte per spostare i carichi. Guardate le dimensioni delle porte. Che roba! Qua probabilmente erano tutti uffici, ma vedete che sono tutti vuoti, molto sporchi e molto devastati. Adesso volevo portarvi sopra giusto per farvi vedere il panorama. Siamo andati alla villa delle colonne. E qua ci sono i sotterranei. Vado su a fare la foto. Meglio col drone. Da su? Sì, sì, ti raggiungo. Ok. Penso proprio di sì. Siamo qua solo a guardare. Andiamo a figlio. No. Grazie. Attento di qui, Questa è la stanza del muschio. Mamma mia. Che posti. E qua raga, dall'alto della terrazza mi sento proprio di dirvi, ma dove mi portano i Goonies? No, beh, siamo qua. Questo è l'ultimo piano, raga, qua c'erano delle cabine che probabilmente comandavano il ponte. Null'altro, un bellissimo panorama, ma null'altro. La parte, diciamo, più probabilmente spaventosa sono i sotterranei. Raga, vi presento ufficialmente il quinto Goonies, che è il così famoso bambinello, il quinto Goonies. Stiamo cercando le turbine, raga. No, dico ai ragazzi, qua è pieno di spazzatura, compresi oggetti pericolosi. Infatti qua si esce e basta. Si esce e basta.
Ah, io abbiamo trovato i documenti, Anna. Qua abbiamo trovato i documenti della centrale. Vedete? Enel. Tutti i documenti. Abbiamo addirittura la moto della vigilanza. Qui ci sono i quadri elettrici. Quanti rifiuti, raga. Vedete, questi sono anche i quadri elettrici. Guardate che bella scala che c'è qua. Molto interessante. Qua ci sono le scale che vanno giù, nei sotterranei, probabilmente dove eravamo prima. Questi sono bagni. E là ci saranno uffici. Facciamo un salto alla scala a chiocciola, dai. Secondo me è uguale, sicuro. Però questa è da capitano. Dove va questa? Andrà alla zona degli uffici, tipo. Ora ve lo dico. Scivola un po'. Sì, si va sul tetto. Ora vi dico, guardate che lampada. È bruciato addirittura. Arrivo. Abbiamo la visuale dall'alto, raga. Questo è proprio un piccolo villaggio industriale. Ora andiamo a vedere l'ultimo edificio. Beh, sappiamo che uno c'è lì. Sì. Sì. Questi erano probabilmente gli uffici, che sono stati già da qua, si vede, completamente devastati. Non ci sarà molto da vedere, sarà una roba rapida e indolore, abbandonati nel 2004. Vediamo. Questa sembra la stanza del macello. Stasera vieni. Guardate le pareti completamente sporche di vernice rossa, che sembra sangue. È tutto aperto, raga, l'unica cosa è che gli edifici sono molto inquinati, per cui se venisse la malsana idea di venire ad esplorarli, usate tutte le precauzioni del caso, vedete? Pericolo amianto. Però il livello di devastazione là ce l'ha il pannello di controllo. Questa è una centrale. Guardate quel vecchio pannello di controllo. Ciao. Questo è un altro edificio immenso, 20 metri
i soffitti. E qua raga si fa lunga perché ti pareva, cioè qua c'è un altro mondo di sotterranei, ma proprio un altro mondo, ma non abbiamo tempo di farlo ora. Scale solide, ovviamente senza ringhiera, e ciao, qua ogni piano è... Qua c'è un'altra cabina di regia. Qua ci abita sicuramente qualcuno o vengono a fare qualcosa, perché sicuro. Vedete, questa qui è tutta roba recente. Firmate se passate nella trap house. Firmiamo. Sono i peggio animali qua dentro. Infatti, questa comunque non era un ufficio, erano tutti... No, è la sala controllo lì. La sala controllo. Purtroppo è stato più saccheggiato. Ultimo piano. Vediamo se ci riserva qualche sorpresa. Raga, parliamo comunque di un edificio del Novecento, come tutti questi edifici qua. Questi erano uffici. Direi che non è neanche il caso di andare di là. Qua una mega stanza chiusa con un condizionatore con non so che quale tipo di polvere per terra, forse cocaina a giudicare dal luogo. Zona buia. Queste sono tutte sale di controllo sventrate completamente. Vedete? Qua hanno portato via quasi tutto. Questa è roba tua, Anto. Guardate, qua ci sono ancora i documenti. Ora vi do subito una data, ragazzi. Qui siamo al 24/7 del 75. Qua ancora le chiavi, questi erano tutti, vedete, server. Vediamo. Attenzione, cosa ci sarà dietro questa porta? Cosa ci sarà dietro questa porta? Vabbè. Ah. Madonna. C'è la Madonna? Sì. Che avevano curato? Esatto. Tipo qualcuno, ma... Noi eravamo passati di lì. Qui siamo in alto, raga. Qua c'era il locale termico, il condizionatore, e altri, sì, il riscaldamento.
andiamo a prendere un po' d'aria fresca. Occhio alla testa che è basso, soprattutto Ricky. E ta-da! Qui siamo sul tetto. Guardate che scorcio con la chiesa là. Raga, vi lascio l'immagine del drone. In questo posto spettacolare. Vi salutiamo. Quando saremo degli youtuber professionisti avremo tempo da dedicare a queste strutture e a fare delle esplorazioni più dettagliate. Per ora siamo degli umili esseri umani e quindi dobbiamo rincasare. Un saluto dai tre Goonies, i tre della Vermaria, ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao!